Ciao Yoko! Ciao Fabio! Tutto bene? Tutto bene, grazie. Tu come stai? Bene, dai. Ascoltami, dove ci hai portato oggi? Vi ho portato, ti do del voi perché sei importante. Siamo in un molo speciale a Venezia, di fronte alla Madonna di Cartier, alla Basilica di Cartier. Siamo in un posto molto speciale, un molo che non credo abbia un nome, che ho scoperto anni fa vagabondando per Venezia. Passando per la strada principale ho scoperto questo scorcio ed è diventato uno dei miei posti speciali. E basta. Beh, intanto siamo a Venezia. Siamo a Venezia. E guarda, partiamo subito in tranquillità. Sì. Chi è Yoko Yamada per Yoko Yamada? Partire in tranquillità, ok. Allora, chi è Yoko Yamada per Yoko Yamada? È una ragazza sulla Trentina che ancora deve capire cosa vuole fare nella vita, ma che potrebbe aver trovato una sorta di strada nella stand-up comedy e che quindi prova a fare stand-up comedy, prova a fare comicità, prova a buttarsi, stare su un palco e una delle cose più difficili secondo me da fare, far ridere un gruppo di perfetti sconosciuti che sono lì, ti guardano, come dire, fammi ridere. E questo è. Il tuo personaggio, sì. Quanto coincide con te stessa, con la, tra virgolette, la vera Yoko? Esatto, coincide abbastanza, devo dire, perché con la stand-up comedy porti sul palco te stesso, che a differenza del cabaret, dove porti un personaggio, parrucca, eccetera, chiaro, costume, sei te stesso, perché io lì sul palco racconto me, racconto delle mie crisi, racconto di mia morosa, della famiglia, di mio padre, come ormai sanno tutti, per cui ovviamente ci sono dei pezzi più colorati, certo, ma nella stand-up generalmente non dovresti chiederti quanto sia vero o reale, cioè non è che non dovresti, l'importante è far ridere, per cui è un po' l'unica regola. E quanto ti senti libera in cima a un palco? Se ti senti libera, quanto? Mi sento molto libera di poter dire qualunque cosa e secondo me questo è proprio il bello della stand-up. Puoi parlare di qualunque cosa, l'importante è che fai ridere, per cui puoi raccontare di cosa è successo ieri al dentista, di cosa pensi tu del sessismo, dell'aborto, dello stupro, puoi parlare di qualunque... il bello, libertà totale. Chiaro. Ma vorrei entrare un attimo su un particolare discorso. Tu sei, ricordiamolo per chi non se lo ricorda, sei bresciana, nata da papà giapponese e madre bresciana, nata a Brescia, trasferita a Venezia per l'università. Sì, sono una nippo bresciana. A me piace definirmi proprio mezzo sangue, tipo Hermione Granger con okay. Draco Malfoy. E sì, e lo racconto anche ovviamente nei sì, miei... Sì, 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 chiaro. E nella tua vita, dato un po' le tue origini, hai mai avuto discriminazioni? Non ho mai subito alcun genere di discriminazione e secondo me questo banalmente è dovuto al fatto che ci sono paesi privilegiati, paesi meno, per cui tra un afrodiscendente e un Giappone, cioè se tu pensi al Giappone pensi le solite cose belle, fighe, che è all'avanguardia, i cartoni, perché siamo tutti cresciuti con sì, i cartoni giapponesi, sì, sì, la cucina. Okay. Per cui è sicuramente un paese che viene visto con occhi... come... aiutami, cioè... Benevoli, insomma. Benevoli, assolutamente. Per cui in realtà io, fin da piccolina, se capitava... cioè ogni volta che capitava di incontrare una persona sconosciuta che si interessasse alle mie origini, c'è sempre stato, da piccolina, dall'infanzia fino ad oggi, molta curiosità, molto apprezzamento e proprio sincero. Ah, che bello, anch'io vorrei tanto andare in Giappone, sono stato in Giappone, sono...
Per cui proprio l'opposto della discriminazione, proprio wow, che bel mix. E mi rendo conto anche qui di essere, sotto questo punto di vista, privilegiata, nel senso che, ripeto, un Sì, afrodiscendente, ad esempio, ok. all'opposto è. Chiaro. Sì, quindi il C'è più. paese che intendevi sicuramente non era l'Italia. Piccola. Esatto. Mentre tocchiamo un altro tasto caldo, nella sfera sentimentale, hai mai avuto discriminazioni sotto questo punto di vista? No, tuttavia in questo senso mi sento più, diciamo, di stare sul chi va là, nel senso che proprio negli ultimi tempi si parla molto di, anche in politica col DDL Zan, insomma, la questione omolesbo-bitransfobia, diciamo che girare, cioè mi faccio del riguardo, ma anche solo per dire prenotiamo una vacanza. Se tu, maschio, bianco, etero, cisgender, etero, non ti fai problemi sul che destinazione scegliere, ci vado con la mia compagna, giriamo per strada mano nella mano, io do domande su dove sono, che tipo di cultura c'è, come sono le persone qua, sono aperte, sono chiuse, me le devo fare per forza, proprio perché, per non rischiare di incappare in spiacevoli inconvenienti, ma anche solo effettivamente se giro come morosa mano nella mano, generalmente non ci faccio caso, però mi capita magari di osservare degli occhi addosso, diciamo, Certo. che finora si sono limitati magari solo a quello, per dire catcalling è capitato a volte. Più da sole, no, forse con mia morosa mai, però per dire, sì, insomma, mi faccio un po' di riguardi, però discriminazioni Vere vere e e proprie, per fortuna al momento, proprie. E su questo, la tua ironia ti ha aiutato un po' ad affrontare quello che potrebbe essere chiamiamolo scalino sociale, insomma una piccola infrastruttura, una piccola difficoltà. Sì, sulle discriminazioni o su. sulla Sì, discriminazione. più sul coming out forse, più sul rivelare chi sono io veramente, anche perché è una storia un po' forse strana, ciascuna storia poi è particolare, Sì, è certo. unica. Non, cioè, parlo proprio del capire la propria sessualità. Io lo sospettavo già alla fine delle superiori. Verso i 18 anni, però dicevo no. All'università l'ho capito e l'ho accettato e ho fatto coming out 2 anni e mezzo fa, 3 anni fa, quindi in realtà molto tardi, perché avevo 25 anni, Certo, molto certo. tardi, rispetto, se si può dire, alla media, non so se sia una Sì, statistica, però vabbè, insomma, da quello che sento, c'è chi, molti lo capiscono già dall'infanzia, molti riescono a, se magari fai coming out a 20 anni, però già a 17 te lo senti. Io 25, un po' tardi se si può dire. E sicuramente la stand-up mi ha aiutato a esorcizzare magari dei timori che potevo avere. È stato strano perché effettivamente io da 0 a 1000 non lo sapeva nessuno nella famiglia, negli amici, cioè l'avevo detto proprio a 2-3 persone fidatissime, amici, amiche. E quando ho sentito, ho capito di volerlo comunicare al mondo intero, l'ho fatto al mondo intero, cioè i familiari l'hanno scoperto guardando Comedy Central, per dire. Per cui, da che era un piccolo segreto, a vederlo su Sky, mi rendo conto di avere una storia molto originale da quel punto di vista, perché sì, è stato strano. È stato strano perché, fatalità, io ho voluto scrivere, dirlo anche in quel pezzo che poi è andato in onda, che è diventato virale, per cui ho pensato, beh, lo scopriranno così, quindi è stato strano effettivamente. Da dove nasce la tua ironia? E quando l'hai scoperta? Oddio, non credo di poter identificare un punto nel tempo e nello spazio Punto zero, insomma. esatto. Sicuramente sono sempre stata
fin da piccola bambina molto gioiosa, solare, ottimista, sognatrice, un po' artista. Beh, in famiglia si dice sempre che, mi dicono, ma fin da piccola tu, cioè c'è sempre per dire a Natale, con la tavolata, con i parenti, c'era sempre il momento in cui Yoko, la filastrocca, la favola, la fiaba, Yoko è il momento per te, quindi mi prendevano, mi mettevano su un tavolo e io in realtà non, se riguardo questi video non sono molto entusiasta, però io sapevo che era da fare, lo facevo, mi mettevo lì, è Natale, è nato Gesù, era tanto bene, per cui tutti si ricordano questa cosa che io fin da piccola recitavo davanti a un pubblico. L'ironia, non so, penso di averla in realtà scoperta, nel senso scoperta per metterla nella stand-up proprio negli ultimi anni, perché diciamo che io mi rendevo conto che sapevo abbastanza, cioè per dire, mi ritrovavo in una situazione in cui andiamo alla festina di un amico in cui non conosci nessuno, non avevo difficoltà a legare subito con sconosciuti o a raccontare, magari mi ritrovavo a chiacchierare su come era andata la mia giornata e io magari raccontavo una cosa che per me è banale, ma vedevo che faceva molto ridere, cioè banale, sapevo che magari era divertente, però mi rendevo conto che stuzzicava, cioè faceva simpatia, e quindi pensavo, caspita, riesco a far ridere degli sconosciuti su una cavolata successa oggi nella quotidianità, sai che forse ci so un po' fare come comica, e quindi è stato forse quello che dal parlare con gli sconosciuti ad una festa, dire potrei farlo anche davanti a una platea vera e propria. Certo. Secondo te, Yoko, si può ridere di tutto? O ci sono, al di là di tabù, al di là, o ci sono dei paletti, anche nella stand-up, intendo? È una cosa che sto cercando di capire anch'io, che sto studiando tramite interviste ad altri comici affermati, soprattutto americani, o comunque gente che fa questo lavoro da, non so, 30 anni. E mi sembra di aver capito che sì, si può ridere di tutto, forse si deve ridere di tutto, l'importante è dare il giusto tempo, cioè tipo questa formula, tragedia più tempo, perché naturalmente di un qualcosa che è appena successo bisogna un attimo distaccarsi per vederlo magari con occhi più oggettivi. Poi ti dico, cioè lo sto ancora capendo anch'io, perché per dire, mi viene in mente adesso la situazione in Afghanistan, quel comico che prendeva in giro i talebani e che hanno decapitato, mi sembra comunque ha fatto una fine bruttissima, e lui, cioè lui faceva quello fino all'ultimo, cioè immerso fino al collo in quella situazione, lui è andato avanti in quello, e lì non puoi che dire, boh, insomma, non lo so. È difficile. È difficile, è difficile. Allora, il nostro progetto si chiama Unconventional, come ti avevo già detto. Tu, in quello che fai, quanto ti senti a conventional? Se ti senti a conventional, ovviamente. Bella domanda. Forse non così tanto, nel senso che, ma perché faccio sempre dei paragoni che non dovrei, perché dovrei andare avanti per, esatto, la mia strada, però è inevitabile fare paragoni con colleghe e colleghi coetanei, o appunto, come ti dicevo, guardare professionisti che lo fanno da decenni. La mia comicità è molto pop, se vogliamo proprio trovare un termine. Per ora, magari non so, un domani cambierò io, quindi cambieranno le situazioni, cambierà anche il mio modo di fare comicità, però finora mi sento di dire che non sono dissacrante, anche c'è chi dice la stand-up comedy deve essere un qualcosa che ti che per forza non potrebbe mai andare in prima serata in TV, per dire, perché è tutto è dissacrante, o comunque ti parla di temi, di tabù che non... o anche per dire sul sesso, cioè che magari fa un'ora di spettacolo solo su pompini, sborra, e quindi lì è ovvio che non potrebbe andare prima serata.
La mia è più dolce, più, a parte una battuta sulla sbora, vabbè, è più appunto pop, perché si può dire che potrebbe mettere d'accordo tutti. Se non voglio fare paragoni con i miei colleghi, guardando solo me, Unconventional ci sta, nel senso che è comunque un qualcosa di, secondo me, anche coraggioso salire su un palco e far ridere dei perfetti sconosciuti, che poi coraggioso non è Unconventional, però è comunque un qualcosa che ti... Sì! Beh, sicuramente ti contraddistingue, insomma. Sì, sicuramente, sì. Fai qualcosa di diverso. Esatto, sì. In quel senso, sì. Sicuramente. Siamo in conclusione. Quanto per te è importante avere sogni? Avere sogni, secondo me, è fondamentale. Mettiamolo così, un sogno che ti rendi conto potrebbe essere realizzabile. È fondamentale, secondo me, perché alla fine nella vita ciascuno guarda al... è difficile da esprimere questo concetto, però avere un sogno, un obiettivo realizzabile, secondo me ti sprona anche a, cioè nella tua quotidianità, a trovare un po' quello scopo nella vita, perché per ciascuno è diverso, no? Avere un sogno e provare a realizzarlo, alla fine, secondo me, ti porta a trovare quella felicità che alla fine cerchiamo tutti, cioè realizzare un sogno, ti senti tipo di aver trovato lo scopo, un po'. Non so se mi sono spiegato. Chiaro, ti sei spiegato. Allora, un grazie a te. Grazie a te, Fabio. Di averci portato a Venezia. Sì, speravo magari in una nuvoletta. Benissimo. Così. Però ci tenevo a farti scoprire questo posto, perché è proprio speciale per me. Allora, grazie di cuore e un saluto a tutti. Ciao a tutti. Ciao.